Bravi poracci, tutti e 20.000, sono fiero di voi per le risposte che avete dato. Complimenti a Matteo che per primo ha riconosciuto Madden e anche l'annata giusta, il 92, e oggi mi sento generoso, ho deciso di premiare due risposte, Eternal Star con il Day One di PS5, che me lo ricordo benissimo, è andato proprio così, e The Grabbing Fish perché sì. Come ho fatto a non accorgermene prima? Questo è chiaramente Red Dead Redemption 2. Ma basta con i festeggiamenti, avanti col prossimo round. Di che gioco si tratta? Mi raccomando, solo risposte estettate e... cioè, sbagliate. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai pettinarsi. Come al solito questa sarà una puntata ricchissima e sapete cosa fare per supportare il mio lavoro. Oggi però vorrei sfruttare lo spazio dell'intro per ringraziarvi. Grazie per aver seguito insieme a me un evento minore che so che si è rivelato per molti deludente, ma soprattutto per aver trasformato una normalissima live in un traguardo epico. 20.000 iscritti qua su YouTube per me è un risultato... incredibile. A molti sembrerà poca roba, ma per me è assurdo. Se non fossi così pigro, vi ringrazierei uno ad uno, ma dovete accontentarvi di un generico grazie. Spero di riuscirvi a coinvolgere sempre di più con il TG Poro, ma anche con gli altri contenuti che porto di solito qui sul canale. E anche se siamo solo una goccia in un oceano sconfinato, il vostro supporto mi spinge a non mollare mai. Grazie di cuore. E ora, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Sono uscite le recensioni di Mario Party Superstars e la ricezione iniziale è più che positiva. Superstars è una sorta di best of della serie e presenta 5 tabelloni ripresi dai primi Mario Party e 100 minigiochi ripescati dai 10 capitoli numerati. Il tutto amalgamato all'interno del motore grafico utilizzato recentemente per Super Mario Party. Il risultato è la quintessenza della saga, che però non presenta alcuna novità di spicco e risulta estremamente tirata nella mole contenutistica. Insomma, come ogni Mario Party che si rispetti, perfetto per il multiplayer, ma da evitare se giocato in singolo. Ah, e finalmente si possono personalizzare vari parametri prima di ogni partita, tra cui anche la velocità di gioco. Una salvezza. Voi lo prenderete? Sony ha compiuto un altro passo in direzione dei porting su computer. Infatti su Steam i titoli PlayStation Studios risultano pubblicati non più da PlayStation Mobile, ma da una nuova etichetta, PlayStation PC. Formalmente non cambia nulla, ma questo nuovo publisher rafforza ancora di più la messa in atto di un passaggio epocale. A proposito, sembra che uno dei prossimi titoli pronti per approdare su personal computer sia Sackboy: A Big Adventure. Lo avete giocato? E chiudiamo le notizie al volo con il vostro segmento preferito, ovvero, ah, questo forse non lo potevo dire, che va di pari passo con l'angolino della flexata del giorno. Ormai un must di ogni TG Poro. Snoop Dogg, il celeberrimo cantante rap, la musica che piace tanto a voi giovani, durante un'intervista con Rolling Stone si è fatto scappare un probabile indizio su GTA 6. Infatti, parlando di Dr. Dre e dei progetti futuri del rapper, ha affermato che parte della sua musica è connessa al gioco di GTA che sta per uscire, quindi credo che le sue nuove tracce verranno pubblicate così, attraverso il videogame di GTA. Si tratterà di GTA 6? Di nuove radio per GTA Online? O magari parte della colonna sonora presente nella trilogy è stata cambiata per problemi di diritti d'autore? Chi lo sa? Fatto sta che Rockstar sembra decisa a rendere i prossimi anni molto GTA-centrici. Ora passiamo alle notizie del giorno e me ne vergogno, ma devo iniziare con delle scuse. Prego regia, fate partire il contributo video. Torniamo a parlare di Metroid Dread, che vi prometto questa sarà l'ultima notizia riguardante il titolo di Mercury Steam per un bel po' di tempo. Ieri ho messo come sfondo la mia copia di Metroid Dread e questo deve aver indispettito le alte sfere di Nintendo, che dal nulla hanno deciso di continuare a investire nel marketing sul gioco, proponendo un'iniziativa abbastanza estranea alle strategie dell'azienda. Metroid Dread ha infatti ricevuto una demo gratuita quasi 3 settimane dopo il suo lancio, che dopo la collaborazione con Tetris 99 è una mossa inaspettata quanto gradita. Chissà cosa si nasconde dietro a un gesto del genere. Da una parte ci potrebbe essere la voglia di sfruttare al massimo le
ricezione positiva che il gioco ha avuto tra il pubblico, dall'altra magari potrebbe rappresentare il segnale che Nintendo non sia soddisfatta dei dati di vendita iniziali, seppur sorprendenti per la serie. Poco importa comunque, perché Dread è un capolavoro e dovreste giocarlo assolutamente. E nel caso aveste ancora qualche dubbio, beh, fate un giro sulla demo, che dura circa una mezz'ora e vi farà giocare fino allo scontro col primo vero Emmy. Ora però prendiamoci un attimo per ammirare l'epicità di Zucca Samus. Ieri c'è stato lo State of Play di Sony e utilizzerei questo spazio per fare un breve riassunto e decidere insieme a voi se la presentazione è stata deludente oppure no. Lo so che questo State of Play ha fatto schifo un po' a tutti. Nonostante fosse stata la stessa Sony a dire di non farsi aspettative, in un certo senso l'evento è risultato deludente anche per chi partiva con zero pretese. Se ormai PlayStation Showcase hanno la portata di un Direct a tutti gli effetti, questo State of Play potremmo definirlo come il Partner Showcase di Sony, che non è proprio un complimento. Quello che dico però è che secondo me non è tutto da buttare, nei 20 minuti di filmato ci sono stati annunci interessanti. È mancata la bomba in chiusura, ma tanti titoli mostrati hanno la loro cerchia di appassionati, che di sicuro avrà esultato. Sono mesi ormai che durante gli eventi Sony non fate altro che spammare FNAF in chat, e ora che Security Breach è stato mostrato, cosa volete di più? Tra l'altro sembra un bel passo in avanti rispetto agli altri episodi della serie, no? Gli appassionati di picchiaduro vecchio stampo e di console costose avranno goduto nel vedere King of Fighters 15, con tanto dell'annuncio della beta di novembre, e gli appassionati di JRPG non potranno non aver avuto un piccolo sussulto con il reveal del nuovo Star Ocean, che tra l'altro mi ha ricordato enormemente Xenoblade Chronicles X. Non sottovalutate poi l'arrivo di Death's Door, un action isometrico accolto come capolavoro da gran parte della critica che lo ha provato. E sapete qual è la parte migliore di tutto questo? Che Devolver Digital ha confermato che il gioco arriverà anche su Switch, e quel gameplay da action adventure isometrico è perfetto per la console ibrida. Ma poi quanto è affascinante Little Devil Inside! Per descriverlo al meglio userò una frase che sentii durante i miei studi universitari all'uscita della prima lezione di filosofia delle forme simboliche. Una studentessa commentò con: "Che bella lezione, peccato che non ci ho capito niente." E più o meno è come mi sento nei confronti di questo gioco. Stile assurdo, atmosfera pazzesca, ma concretamente, come funziona? Little Devil Inside è indicato come un action adventure, ma sul gameplay ci sono ancora molti dubbi. Sicuramente uno dei titoli più interessanti da tenere d'occhio nei prossimi mesi. Non mi dilungo sugli annunci minori, ma sono curioso di sapere la vostra. Siete sicuri di non aver apprezzato proprio nulla di questo State of Play? E chiudiamo tornando a parlare di quel pazzo e assurdo rumor che vorrebbe Warner Bros. Al lavoro sul clone di Super Smash Bros. Più folle di sempre. E sapete che novità abbiamo? Beh, che ormai è praticamente certo, non si tratta più di un rumor. Scopriamo perché. È tutto iniziato da un post anonimo e loschissimo su Reddit, ordinaria amministrazione insomma. Poi però, insider del calibro di Jeff Grubb hanno iniziato a dare manforte a queste indiscrezioni, e ora è successo l'impensabile. Il pro player di Smash, Angrybox, ha condiviso un leak del roster con tanto di immagine che mostra la composizione dei lottatori, e Warner Bros. Ha tirato giù la foto, rivendicando la proprietà sull'immagine. Quindi usate un po' di immaginazione, io non posso farvi vedere nulla direttamente, ma insomma, si trova tutto con estrema facilità. Quindi, se Warner Bros. Si sta impegnando tanto per far sparire queste prove fotografiche, direi che Multiversus è confermato al 100%. E se si ipotizzava che il roster fosse folle, beh, fermi tutti. Forse è ancora più epico di quello che ci si poteva aspettare. Tra i fighter abbiamo Steven Universe, Adventure Time, Batman e Harley Quinn, Superman e Wonder Woman, Gandalf, Rick e Morty, Tom and Jerry, Bugs Bunny e anche un personaggio inedito. Cioè, non so se vi rendete conto. Inoltre vi ricordo che si tratterà di un free to play con personaggi DLC a pagamento, e questo spiega anche il roster ristretto. Ma con una selezione così random non oso immaginare chi potrebbe raggiungere Multiversus. Speriamo solo che a livello di gameplay sia una produzione fatta come si deve, non solo un'idea interessante realizzata in modo approssimativo. E voi siete in hype? Che personaggi vorreste vedere al suo interno? E questo però era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo domani, nerdate duro e grazie ancora di tutto. Io sono il Poro20, Michele Mila,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!